Dal 16 novembre al 7 dicembre gli spazi di Charming Santa Fosca ospitano la mostra Art Ambassador a Venezia, organizzata dalla DEM International Venice Art Gallery. La rassegna è curata da Elena Petras Duleba, gallerista e Art Cultural Manager della DEM International Venice Art Gallery, ed espone alcuni maestri e artisti emergenti di talento, provenienti anche dal contesto internazionale. Si avvale della partnership di AVA, Associazione Veneziana Albergatori, Consolato dell'Uruguay e Charming Santa Fosca. Amici dell'arte, buonasera, un benvenuto al pubblico e al pubblico che ci sta seguendo. Benvenuti alla mostra di Art Ambassador presso lo Charming Santa Fosca. Prima di addentrarci ed affrontare questa bella mostra, do la parola ad un'amica che è anche una responsabile delle istituzioni, Deborah Winston. Grazie, buonasera, grazie a tutti. Io sono una semplice consigliera comunale, vicepresidente della Commissione Cultura, e mi fa sempre piacere portarvi in queste occasioni il saluto del sindaco e dell'amministrazione tutta. E io vengo sempre con tanto piacere in queste occasioni, perché sia la presidente, la Dan Gallery, tutti i suoi collaboratori mi riservano sempre un'accoglienza straordinaria, un affetto che trovo solo da voi, devo dire la verità. So che la Presidente ha sempre grandi idee e persegue progetti importanti di grande pregio. Oggi ne affrontiamo uno nuovo, che poi i dettagli Siro ce li darà insieme alla collaboratrice, poi per l'ultima Elena ci dirà quali sono le sue idee, sempre avanti rispetto al resto della città. E io vi ringrazio, perché effettivamente il mondo dell'arte ci permette a tutti di arricchirci. Lo dico sempre, ogni volta che entro all'interno di una mostra, le tele, gli artisti, la loro umanità, le loro emozioni mi arrivano in maniera forte, ma mi arrivano talmente forte che quando dico io esco arricchita da queste occasioni. E credo che il mondo dell'arte sia questo lo spirito e l'obiettivo: attraverso la tela l'artista ci trasferisce all'interno del proprio cuore, delle proprie emozioni, i propri sentimenti, e ci dà una lettura di quello che lui trasferisce poi in maniera così, con i suoi colori, con i suoi soggetti, quello che è la sua emozione, che viene trasferita sulla tela, e credo che loro stessi vogliono che arriva a colui che guarda questo lavoro. Quindi io non aggiungo niente altro, se non che vengo con piacere, che poi mi guarderò questi bellissimi lavori, che ancora una volta ringrazio la Dan Gallery, perché insieme a tutti i suoi collaboratori ci porta sempre in progetti nuovi, innovativi, che ha fatto di questo luogo preziosissimo ormai la sede periodica delle mostre, insomma, credo in collaborazione con l'AVA, poi così la Elena, perché questi luoghi sono luoghi che sono pieni di storia, no? Sono pieni di passaggi, sono pieni di luoghi dove c'è stato il vissuto, no? Lungo queste stanze, e quindi ancora di più credo che siano il posto migliore per poter portare le tele dei nostri artisti. Quindi grazie ancora, grazie per questo invito, resto molto volentieri, do la parola a Siro. Grazie ancora. Ho ragione nel dire che è un'amica della DEM e un'amica dell'arte. Allora, oggi si conclude Art Ambassador con questa bellissima mostra. Cos'è Art Ambassador? È un progetto che la DEM International Venice Art Gallery ha creato e che si è snodato lungo il 2024 con delle esposizioni. La prima cade Cararesi, a Treviso, bellissimo gioiello incastonato in pieno centro storico a Treviso, poi la mostra si è spostata a San Teodoro, qua basta solo dire Scuola Grande, siamo praticamente pochissimi passi da Rialto, e ora siamo qua.
allo Charming Santa Fosca, in Campo Santa Fosca, anche qua, sempre nei paraggi di Rialto verso San Marco. Quindi sedi prestigiose, sedi storiche, sedi importanti che la DEM è riuscita a inserire all'interno di un circuito artistico. Qual è la motivazione? Art Ambassador ce lo dice chiaramente, ambasciatori dell'arte, quindi la DEM ha voluto premiare con questo ciclo di mostre il talento, la voglia di mettersi in gioco, la gavetta e il piacere di fare arte. Non solo, perché l'arte non ha solo una dimensione culturale, ma anche una dimensione personale, amicale, e quindi poc'anzi infatti ho condiviso con l'artista Marmion di avere un amico in comune che abita in Toscana, quindi l'arte ha anche questa grande potenzialità, quella di stabilire legami che non sono solamente artistici ma sono anche amicali, e questi legami fanno bene all'uomo. Quindi un progetto composto di tre mostre che ha voluto rimarcare questo omaggio che la DEM ha fatto a questi artisti che si sono messi in gioco. Ora, fare l'artista, o meglio, essere artista non è per niente facile, non ci si improvvisa, si nasce, dicevo prima, così nel backstage con Elena, è una sorta di malattia, una felice malattia che nasci con questa, non guarisci mai e ogni qualvolta cerchi di uscirne, ci ricadi perché magari ti metti a fare arte, vai a vedere una mostra, incontri amici che fanno arte e via discorrendo. Quindi è veramente una mostra importante questa, ma anche le altre, perché oltre a voler omaggiare con questo titolo di ambasciatori nell'arte gli artisti, questo ciclo di mostre vuoi perché a Treviso, vuoi perché a Venezia, vuoi per l'impegno, l'abnegazione, la costanza che Elena e anche tutto lo staff ci mette, questa mostra e queste mostre hanno assunto carattere non locale, beh chiaro, siamo a Venezia, gioco forza, ma hanno assunto carattere internazionale, quindi vuol dire che qui ci sono ambasciatori dell'arte che provengono da varie parti del mondo, non solo in Europa, ma quindi dalla Germania alla Spagna, ma ci spostiamo, andiamo fino all'Uruguay, sino al centro dell'Asia e via discorrendo. Quindi si nasconde anche una volontà della DEM di essere internazionale, nel senso, poi sarebbe interessante analizzare questa parola dal punto di vista etimologico, ma diciamo così, questa dimensione internazionale genera una coinè, una comunione di intenti tra gli artisti, e gli artisti, anche se sono locati nelle più disparate sedi, sono pur sempre artisti, quindi condividono sempre queste passioni, anzi questa malattia, questa dolce malattia. In più, queste mostre, soprattutto quelle veneziane, si inseriscono anche all'interno di un panorama espositivo veramente ricco a Venezia. Sono concomitanti della 60ª Biennale Internazionale d'Arte di Venezia, quindi un'ulteriore occasione offerta al pubblico veneziano, un'ulteriore occasione offerta al pubblico veneto, un'ulteriore occasione offerta al pubblico italiano e un'ulteriore occasione offerta al pubblico internazionale di incontrare l'arte. E che cosa si incontra in questa mostra? Vi dicevo prima, l'internazionalità sì c'è, perché ogni artista è figlio del proprio tempo e proveniente dal proprio luogo. Quindi si porta dietro dei caratteri, definiamoli così, senza così toccare la filosofia che non è il momento né la sede più adatta. Si porta dietro dei caratteri che sono presenti nelle sue opere, perché l'artista che vive il mondo non può fare a meno di demarcare la sua provenienza. E quindi se magari vi mettete ad osservare con attenzione magari gli occhi di due figure femminili e cercate di capire che cosa si nasconde dietro, magari andrete a sbattere su e giù verso l'arte tedesca. Ma questa è una magia che l'arte ha. Se poi osservate altre forme di pittura scoprirete le evoluzioni contemporanee del tonalismo veneto. Ora, non serve citare i grandi maestri,
che hanno caratterizzato la storia dell'arte veneziana nei secoli addietro, ma il tonalismo veneto è un modo che serve agli artisti contemporanei per rappresentare ciò che sentono, quindi è una tecnica attuale, non appartiene alla tradizione. E qui ci sono esponenti di questo tonalismo veneto, giocato, interpretato secondo le loro sensibilità. E lì si può vedere chiaramente. E poi magari andiamo oltre e quindi passiamo anche all'interpretazione surreale che due pittori, moglie e marito, ci riportano, ma ci portano anche la loro provenienza. Guardate, in modo molto banale, è molto evidente la differenza che c'è tra un paesaggio dipinto da un pittore veneto rispetto ad un pittore che proviene, nome non a caso, dalla Calabria. E cito un esempio per tutti, basta citare Van Gogh. Guardatelo quando è in Olanda e guardatelo quando si trova su della Francia. I colori sono diversi, oserei dire anche le tematiche cambiano, dal mangiatore di patate ai girasoli. E quindi la storia dell'arte qua si spreca. Quindi questa è la mostra, queste sono le mostre che la DEM ha proposto. Tese a sottolineare, lo ribadisco, il talento, la qualità, il mettersi in gioco, il non mollare mai, quindi quando dipingi una tela magari non va bene, la butti via e ti rimetti a rifarla, perché questa passione che senti dentro, dicevo prima, questa malattia, questa dolce malattia, viene a galla e ti obbliga a ricaderci, perché non puoi starne senza. E questa mancanza ti fa male e quindi devi per forza dipingere. Qua basta chiederlo agli artisti in sala. E quindi, per chiusare, un ciclo di mostre, un progetto interessantissimo, internazionale, nazionale, che esalta che cosa? L'arte sotto tutti i punti di vista, sotto tutte le sue declinazioni, perché qua non ci sono solamente tecniche inerenti alla pittura ad olio, c'è ben altro. Quindi c'è la pittura ad olio tradizionale, vi ripeto, fondamentale perché serve, non è assolutamente passata di moda, ma c'è anche la computer art, uno potrebbe anche obiettare già anche questa passata di moda. Sbagliato, perché se l'artista ne ha necessità, la usa. A prescindere dai tempi, potremmo anche qua citare svariati artisti nel corso dei secoli, apparentemente, o meglio, ritenuti classici, eppure guardando attentamente le ultime opere, magari una deposizione, guardando la zona epigastrica, quindi lo stomaco, un Cristo deposto che diventa quasi verdognolo, il dato realistico si perde per diventare quasi una dimensione astratta. Eppure questo pittore ha fatto grande la pittura veneta nel Cinquecento. Si dice che un imperatore gli abbia addirittura raccolto il pennello mentre stava dipingendo. Quindi, una bella mostra che sicuramente sarà viatico per un futuro di altre mostre, perché la DEM e la sua presidente è vulcanica, quindi è sempre in moto, sempre in moto. Ma come vi ho detto poc'anzi, non si può stare senza questa felice malattia. L'artista ne ha la necessità. La parola infine. Buonasera a tutti. Io vi do il benvenuto anche da parte dei nostri partner. AVA, Associazione Veneziana Albergatori, Charming Santa Fosca, il Consolato dell'Uruguay, che da maggio sostengono questo progetto prestigioso che ha davvero accolto numerosi artisti internazionali e alcuni dei quali oggi qui abbiamo l'onore di avere a Charming Santa Fosca. Questa esposizione conclude appunto un ciclo davvero importante che è partito a Casa dei Carraresi di Treviso, è proseguito alla Scuola Grande di San Teodoro e attraverso tre esposizioni qui a Santa Fosca. Diciamo, oggi inaugura una mostra dove sono presenti come ospite d'onore il grande maestro, il genius Alexander Kanevsky,
Abbiamo un meraviglioso omaggio a Giampaolo Minotto, che è un maestro storico nelle grazie della DEM da molti anni. È stato esposto in tante mostre. Abbiamo poi maestri d'arte Eugenio Bertin, Nicola Furlan, Sandro Pavan, Anna Urbani De Geltoff, l'artista internazionale Aklima Mardenova, e poi abbiamo altri talenti, tra cui Angelo De Francisco, che è un artista che proviene dalla Lombardia. Abbiamo Orazio Domingo Conde Marmion, che è un altro artista internazionale che tra poco vi presento, proviene dall'Uruguay ma vive in Italia da diversi anni. Paolo Federico dalla Calabria, il giovane talento Daniela Caneschi, Regina Mausolf, anche lei un'artista internazionale. E José Agustín Delgado Padilla, che vive in Spagna, e poi abbiamo Antonio Moreno Saivezzo, che ci porta una bellissima opera a tema veneziano, Massimo Schwarz, i suoi sfavillanti colori, cioè un capolavoro del cromatismo esposto, e poi Carlo Tornese, che appunto è un artista che vive a Napoli e ci porta un originale così ritratto della famiglia. Allora io comincio, do la parola intanto a Regina Mausolf, che appunto è un'artista che ci segue da più di un anno, è stata esposta in diverse mostre proprio nel progetto Art Ambassador, ed è autrice di due ritratti femminili stupendi. Io vengo della Germania. Come si fa di entrare da DEM? Alcuni anni fa ho trovato il mio amore, il mio marito in Italia, naturalmente italiano, a Venezia. E poi ho visto per caso che DEM ha fatto Sogno Veneziano. Così veramente io ho bombardato Elena, perché ho voluto assolutamente essere parte di questa mostra. Questo sono due anni fa. Se uno non si può esprimere bene con le parole, è chiaro, si deve dipingere, e questo è il mio mestiere, questa è la mia passione. Ho insegnato questo per anni e anni, così sono stata anche con i miei studenti a Venezia, così mio marito, così Elena. Elena è una che morde le polpacce, e lei mi ha sempre mandato le cose, e devi assolutamente fare questo. Lei mi ha intervistato, mi ricordo bene il primo incontro, quando lei mi ha chiesto: ma cosa vuoi? Vuoi vendere? Vuoi essere famosa? Vuoi fare storia? E io ho pensato: ma non lo so cosa voglio fare. Oggi è così, certo, vendo anche, ma questo non è più così importante. Ho amici in Sud America, in Spagna, in tutto il mondo, in America e soprattutto anche in Germania, ma anche in Italia. E così la famiglia diventa sempre più grande, e io mi sento molto accolta in questo paese. E per questo voglio dare anche qualcosa, un pezzo di me. La mia anima c'è nelle mie donne, e ho già detto, gli occhi per me sono l'anima di una persona, e se uno può riconoscersi tramite i miei occhi, sono felice. Una neurologa ha comprato un pezzo di me perché lei vuole prendere un bambino, lei vuole prendere per suo lavoro, e questo mi fa felice. E io sono qua a Venezia, dove finisce un ciclo. Ho cominciato con mio Michele qua. Ho trovato amici qua,
cosa voglio di più? Grazie a voi. Grazie Regina. E qui accanto a me abbiamo anche Orazio, che anche lui ama Venezia, è innamorato di Venezia, ha vissuto per tanti anni in diverse città d'Italia e anche le sue fotografie hanno dedicato a Venezia diversi ritratti. Allora, la magia di questa città e della tua presenza oggi qui che ci onora. Beh, come prima cosa un sentito grazie, un ringraziamento alla curatrice Elena Petra Sdulleva per questo ancorato invito che per anni volevo che si concretizzasse, ma purtroppo altri impegni me lo impedivano e finalmente i tempi sono stati maturi finché questo accadesse. Perciò sono felicissimo di essere presente in questo evento. Un profondo grazie sentito anche del critico Ciro Perino, una persona giustamente naturalmente conosciuta con un lungo storico, ma anche un grandissimo grazie a tutto lo staff organizzativo in nome anche di Filomena che ha svolto il suo lavoro con tanta pazienza e perfezione. Poi ovviamente anche un grazie a tutti i miei colleghi artisti perché mi sento onorato di condividere con loro questo percorso. C'è nella locandina una parola molto importante che sembra quasi artificiosa ma non lo è, che ambasciatori. Purtroppo lo sappiamo tutti quanti che oggi purtroppo nel mondo c'è più il conflitto che la pace. Allora, io sempre mi ricordo nella mia arte, nella mia disciplina, quel poco che posso fare, mi ricordo sempre le parole di un romanzo di Dostoevskij, La bellezza sedere al mondo. Perciò sta a noi, artisti, riuscire a dare una risposta nel nostro piccolo, con le nostre opere, che magari a volte sentiamo che non sono all'altezza, ma non è così, perché noi esprimiamo una speranza a questo mondo tanto bisogno di un respiro di arte, di pace, di allegria, di gioia. Okay. Grazie. E, ci trasporta nella magia di Venezia anche Antonio Moreno Saivezzo. Prego. Buonasera a tutti. Mi ha presentato la nostra bellissima Filomena. E niente, vi invito a seguire tutte le esposizioni che noi facciamo, perché quando ho conosciuto la DEM, che ho conosciuto tramite il professor Perin, la Elena, ha guardato il mio quadro come se fosse... ma è esemato questa cosa? E invece era tutt'altra cosa. E io mi sono stupito perché ho detto, se una curatrice di livello internazionale come questa signora dice che i miei quadri sono molto belli, che è peccato che li tenga in magazzino, in garage, vuol dire che qualcosa combino. E sono molto contento di fare questo percorso e niente, vi lascio con una parola, con una frase che ha detto un certo Giacomo Comin nel 1500 e rotti, Tintoretto, diceva che parlava ai suoi figli, diceva è a pittura se una poesia tintada, la pittura è una poesia dipinta, una poesia illustrata. E con questo chiudo e lascio la parola ad altri artisti. Grazie mille. Sì. E la poesia dei colori è testimoniata da un altro artista, un maestro che è legato alla DEM da diversi anni, Massimo Schwarz. Sì. Beh, allora, tanto buonasera a tutti i maestri, una parola grande. Comunque, quello che volevo dire, intanto dirò poche cose perché ho visto che è stato abbastanza esposto nei vari interventi, insomma, tante cose. Allora, io vorrei innanzitutto ringraziare veramente la DEM per avermi sostenuto in tutti questi anni, anche perché Elena sa, siamo stati fra i primi. Io dopo ho alternato perché faccio un dipinto uno all'anno, se ne capita, se no non so, dipende. E comunque insomma di avermi sostenuto in questo percorso, insomma in tutti questi anni, anche per aver creduto in un certo lavoro che sto facendo, che è un linguaggio, diciamo, una ricerca più interiore
di equilibri, cioè dei colori, perché insomma che noi viviamo, secondo me, di equilibri anche interiori nell'esistenza, nella nostra vita. Cioè allora abbinare praticamente i colori anche a cercare questo equilibrio che è fondamentale, insomma, per l'uomo e se stesso anche per l'umanità, cioè, perché così si crea i presupposti per una vita e anche una società migliore. E io proseguo con questo intento e niente, basta, è così, è finito. Grazie di tutto. Bene. Allora, l'anima creatrice di questo meraviglioso progetto, Art Ambassador, è Elena Petras Duleba, che invito qui. È un progetto appunto che ha dato casa a tantissimi artisti internazionali, che è stato appoggiato dal Comune di Venezia, che l'ha inserito nelle città in festa, e che Elena fin dall'inizio ha voluto concepire come un'esplosione di creatività. E lei è anche una donna tanto umana, oltre che gallerista a livello internazionale, per cui la chiamo qui tra i suoi artisti e che così ci parla di questo progetto e della sua casa. Grazie cara Filomena, grazie mille. Egregi cari ospiti, cari amici della DEM, appassionati dell'arte, ma che sempre siete fedeli alla DEM a ogni evento. Vedo il caloroso, con l'affetto, con il cuore, benvenuto. Sono felice e lieta di vedervi oggi qui con noi ad inaugurare un'altra volta un processo di un progetto così importante, Art Ambassador 2024. Ormai siamo alla fine dell'anno. Ormai questo progetto, nella cornice della chiusura, integra come un riconoscimento, un merito a tutti gli artisti oggi presenti con il loro talento, che hanno dato quella brillante luce, quell'energia di cuore, quel impulso creativo umano che ci ha fatto veramente sentire, mentre allestivo la mostra, emozioni vere. Quindi ho sentito l'anima di ciascuno e il loro amore per quello che stanno facendo e donando al pubblico. Mi piace, li apprezzo, condivido in pieno ogni parola che hanno pronunciato oggi qui, perché l'hanno detto con il cuore verso il pubblico che è qui presente e verso quelli che resteranno nella storia dell'arte italiana, e non soltanto italiana ma anche internazionale, per una pace, per un amore, per un'amicizia, sia per l'eternità che parte da qui, ma sempre che viva insieme all'arte. Io vi ringrazio moltissimo tutti quanti e vi con un abbraccio, con un affetto, vi ringrazio per essere qui con noi, e sia che questa mostra, con i loro colori, con i loro sentimenti e la loro creatività, possa portare da qui, da Venezia, nel centro storico, verso il mondo, un amore, una bellezza all'infinito. Grazie. Devo ringraziare il Comitato Scientifico della DEM Siro Perin, un applauso. Voglio ringraziare la Deborah Conisto prima, che è stata qui presente a nome di tutte le autorità. Abbiamo novità come DEM Vilessar Gallery, però non mi piacerebbe oggi aprire la cornice, vorrei soltanto dire che restate sempre con noi, perché in arrivo, prima del Natale, sarà un vero progetto che la DEM aprirà a tutto il mondo. E vi aspettiamo sempre con noi, seguiteci. La curiosità, non lo apriamo il segreto oggi, però c'è belle cose in arrivo. Facciamo un merito per ambasciatori dell'arte qui. Antonio Moreno, sei eccio. Questo titolo onorifico dell'Art Ambassador che ti resta per tutta la vita, che ti porta sempre una carriera proficua nella carriera artistica e nel mondo del lavoro artistico. Grazie. Auguri. Grazie. Cara Regina, a te un augurio di cuore dalla DEM Vilessar Gallery, meritato il titolo Art Ambassador.
Io sono molto commossa, grazie. Grazie mille. E fai una foto? Coraggio, finalmente qui con la DEM un titolo a vita, Art Ambassador, e condivido in pieno il tuo meritato titolo. Grazie. Art Ambassador. Maestro, amico, è una carissima persona, fedele alla DEM, Massimo Schwarz, Art Ambassador. È scritto tutto, sì. Un applauso a tutti loro. A tutti coloro che sono oggi presenti, noi vi facciamo auguri perché si chiude il progetto Art Ambassador e questo meritevole titolo per il vostro talento sia a portarvi veramente tanta fortuna, tante belle cose, sempre e per sempre. Grazie. Dunque, a nome dei partner di AVA, Charming Santa Fosca e Consolato dell'Uruguay, io vi porto i saluti e vi ringrazio di essere presenti e vi do appuntamento al prossimo progetto che sarà ancora più esplosivo di Art Ambassador. Grazie a tutti, al pubblico numeroso, davvero. Sì.